Villella, e c'è la prima rete della formazione della Metina con Villella all'ottavo minuto. Quindi all'ottavo minuto passa in vantaggio la formazione La Metina con Gigino Villella, 1-0. Si prova dalla distanza, la palla era stata toccata e c'è il gol di Baratta che prende palla, vede Martino fuori dai pali e riesce a mettere la palla in rete. Al minuto 13 Baratta, conclusione ed il gol del 2-1 di Flavio Verso. Allora la formazione della Metina, poi Verso cerca la triangolazione, Verso salta Morabito, riesce a mettere per Schirripa, si mette in rete all'ottavo del secondo tempo. Schirripa porta a 3 le reti della formazione. Ci sono stati dei cambi, ora è il gol di Verso, bravo, concludere e mettere in rete questo pallone al nono minuto. La conclusione di Guarino Fisi, poi Giampa, la conclusione e la rete di Giampa. Quando siamo al 18° minuto, Giampa quindi porta a 5 le reti della formazione La Metina. Ci sono i campi, Valentino Muraca a sinistra, Diego, la conclusione, che gol di Muraca all'incrocio dei pali, la conclusione di Muraca al 27° minuto. Muraca incrementa il vantaggio per la, ricordo, gara di andata, sabato prossimo gara di ritorno al Palasparti. E in questo istante finisce la gara 6-1 per ricevere la mezza sul campo della Mantea Futsal.